Amici di Cassano, siamo alla chiusura di questa campagna elettorale e sento ancora una volta di dirvi grazie. Grazie innanzitutto al mio fraterno amico Gianluca Gallo che in questi 8 anni di buona amministrazione, in questa competizione elettorale si è impegnato per costituire la nascita della Casa dei Moderati e degli uomini e donne di buona volontà. Grazie innanzitutto agli uomini e donne del mio partito, dell'UDC, che lealmente mi hanno sostenuto, così come ringrazio i partiti e i movimenti civici che sostengono la mia candidatura e che voglio citare: il PDL, i Liberal Democratici, la Bussola, Liberamente e Alicorno, che con grande senso di responsabilità ci siamo seduti a un tavolo non per parlare di organigrammi e di poltrone, ma per condividere idee e progetti che abbiamo in mente per continuare a governare la nostra comunità. Ebbene, cari amici, un grazie soprattutto lo voglio dare a voi, a Cassano, perché ci avete portato fin qui, e lo voglio dare a voi sicuri che dopo il 6 e il 7 maggio tutti insieme varcheremo la soglia del Palazzo di Città per continuare nella buona amministrazione e nel buon governo che in questi anni il nostro partito, il nostro progetto politico ne è stata protagonista. Ebbene, cari amici, non posso nascondere la mia amarezza e la mia delusione, perché avrei voluto che i miei avversari politici, specialmente quelli del centro-sinistra, si sarebbero confrontati sui programmi, sulle idee, sui progetti, e invece ancora una volta l'unico e noioso disco che suona è quello degli attacchi personali, è quello della denigrazione dell'avversario. Ancora una volta è loro. Non esistono gli avversari politici, ma per loro sono nemici da abbattere. E invece, cari amici, oggi noi ci presentiamo a voi in questa chiusura di campagna elettorale con un consuntivo ricco di risultati raggiunti. Ebbene, cari amici, non a caso la parola chiave del nostro programma e della nostra campagna elettorale è continuità, ma continuità non è soltanto uno slogan, ma è quello che noi abbiamo realizzato e che abbiamo tradotto in azione amministrativa in questi anni che abbiamo governato la cosa pubblica cassanese. Bene, cari amici, continuità è per aver cercato di operare per risolvere i grandi problemi che abbiamo ereditato dal 2004 ad oggi. Ebbene, invece, dall'altra parte, cari amici, c'è chi in questa campagna elettorale fa promesse, sicuro che sono promesse che non potranno mai mantenere. In questa competizione elettorale gli attacchi personali sulla mia persona e sull'onorevole Gallo hanno più volte fatto emergere che io sarei un sindaco telecomandato o, per bontà loro, sarei solo un prestanome. Ebbene, cari amici, io posso garantire, in questi anni, dal 2004 ad oggi, ho guidato il mio partito, l'UDC, in consiglio comunale, e dal 2009 ho svolto il ruolo di assessore, vice sindaco e, gli ultimi mesi, sindaco facente funzioni. Ebbene,
In questi anni io mi sono ho ricevuto consensi, ho ricevuto i vostri consensi, mi sono sempre posto ai miei elettori sottoponendomi al loro esame, ma non ho mai fatto mancare la fiducia che mi hanno loro tributato. Ebbene, invece dall'altra parte, cari amici, dall'altra parte c'è un candidato che per la loro coalizione, per il centro-sinistra che oggi sostiene la sua candidatura, dimenticano che fino a pochi giorni fa l'attuale candidato a sindaco veniva definito da loro, specialmente nelle campagne elettorali del 98 e del 2004, veniva definito come l'alfiere di una politica da rottamare e che ha portato il nostro paese sul lastrico. Noi invece ci presentiamo a voi con l'umiltà che abbiamo avuto in questi giorni e che abbiamo avuto in questi anni e che hanno saputo trasformare in punti di forza quelli che sono stati anche i miei limiti umani. Nei vostri volti, cari amici, nei volti di tutti voi vedo quello che ora la nostra città ha bisogno: concretezza, serietà, trasparenza nell'azione amministrativa. E questi valori, cari amici, noi li abbiamo tradotti in realtà negli anni in cui abbiamo amministrato questa nostra città. Loro invece si propongono in questa campagna elettorale cercando ancora una volta di ingannare specialmente i giovani, proponendo loro alcune situazioni che non potranno mai essere adottate. Propongono in questa campagna elettorale, facendo promesse che risolveranno problematiche che riguardano i posti di lavoro, creeranno banche alimentari, pagheranno gli interessi sui mutui. Ancora una volta questa politica è una politica che ha dimostrato negli anni passati che siamo ricorsi al dissesto economico e finanziario. E la cosa più grave, cari amici, che chi oggi si propone a governare la nostra città non ha nemmeno la consapevolezza di cosa significa amministrare il nostro comune. Noi invece preferiamo salire sui palchi senza fare promesse. Noi non promettiamo nulla, noi promettiamo soltanto di fare bene il bene. In questi anni abbiamo raggiunto risultati importanti, risultati straordinari. Il risultato che mi piace ricordare questa sera è quello di essere riuscito a centrare l'obiettivo della pacificazione sociale e di dare serenità a questa comunità, facendo dimenticare, a questa cittadinanza i tempi bui in cui la politica e le campagne elettorali venivano usate come clava per dividere e per colpire i vinti. Noi invece ci proponiamo a voi con un programma concreto. Il nostro programma non è un libro di sogni, il nostro programma è quello di continuare ad utilizzare il nostro ponte di collegamento che abbiamo con la Regione Calabria e che questa sera, ancora una volta, con la presenza del Presidente del Consiglio regionale, l'onorevole Talarico, ci dà la testimonianza della vicinanza che la Regione, così come ha fatto dal 2010 ad oggi, facendo centrare al nostro comune i obiettivi importanti, garantendo la vicinanza e la testimonianza che insieme alla Regione Calabria potremmo centrare gli obiettivi per lo sviluppo del nostro territorio. Ebbene, cari amici, dall'altra parte c'è chi in queste ultime ore di chiusura di campagna elettorale si profetizza come colui che risolverà tutti i problemi della nostra comunità. Ha avuto il coraggio di dire che risolverà la problematica di Marina di Sibari, quando dall'85 al 92 mi chiedo chi era l'assessore in quei tempi.
che hanno in quei momenti hanno deliberato lui e la sua giunta lo scioglimento del consorzio, affidando al comune il trasferimento delle manutenzioni del villaggio. E mi chiedo, cari amici, chi c'era in quella giunta quando si prospettavano progetti faraonici? Ancora oggi, alcuni mesi fa, la nostra amministrazione ha pagato 300 mila euro per pagare un progetto chiamato Sippari, la città del 2000, parcelle milionarie, a firma, un solo schizzo, a firma dell'architetto portoghese. Questo è il biglietto da visita che oggi si propone a governare la nostra città. Noi, cari amici, potremmo aggiungere tante altre cose, tanti altri misfatti. Noi non volevamo fare una campagna elettorale alzando i toni. Ci hanno definito di tutti i colori, che non abbiamo il polso per governare, ma noi non chiediamo i voti per fare lo sceriffo di turno. Noi chiediamo i voti per governare la città. In questi anni, oltre alla politica delle opere pubbliche, ci siamo impegnati nell'ambito della cultura, raggiungendo obiettivi importanti come l'apertura del teatro comunale, così come tanti altri obiettivi che hanno dato spazio a tutta la comunità. Abbiamo posto come obiettivo l'utilizzo di tutte le risorse importanti della nostra comunità. Noi ci impegneremo ancora una volta, se avremo la vostra fiducia, nel continuare nel nostro progetto politico. Ed è per questo, cari amici, che il voto del 6 e 7 maggio è un voto importante. Da questa parte c'è chi in questi anni ha lavorato per contribuire per la crescita della nostra comunità, mentre dall'altra parte c'è chi fa solo promesse, sicuro che sono promesse che non potranno mai mantenere. Anche perché, cari amici, chi ha provocato il dissesto economico e finanziario dovrebbe essere interdetto nell'amministrare la cosa pubblica cassanese. E nello stesso momento, e ancora una volta, in questa campagna elettorale si cerca di ingannare i giovani con le solite promesse. Ne abbiamo sentito di tutti i colori, ma i giovani sanno, i nostri giovani sanno che se negli anni non si è progettato per il loro avvenire, sono stati costretti ad evadere, è perché il nostro comune ha perso 20 anni per la programmazione del loro sviluppo. Ed è per questo, cari amici, che vi chiedo un sostegno, che non è un sostegno soltanto per Mimmo Lione, è un sostegno per un progetto politico che guarda al futuro della città, perché dietro Mimmo Lione ci sono i partiti, c'è un gruppo di giovani che hanno dimostrato in questi anni di avere le idee chiare di come si amministra una città, di avere le idee chiare e che vogliono rimanere nella nostra città a governare insieme a noi, ma a governare insieme a tutti quanti voi, perché in questi anni ci siamo impegnati per risollevare le sorti di questa città. Ebbene, cari amici, con il cuore in mano vi chiedo ancora una volta